Salve a tutti, in questo video vorrei fare un annuncio del prossimo evento che si terrà a Roma il 21 luglio, sabato, alle ore 11 alla stazione Termini di Roma. In questo evento svolgeremo un'evangelizzazione, sarà diciamo in modo più approfondito rispetto a quello che abbiamo fatto a Firenze. A Firenze abbiamo fatto tra virgolette diciamo un primo livello per quanto riguarda il discorso, diciamo, di approcciare con le persone, di domandare se hanno dolori, di imporre le mani, e i partecipanti hanno imparato lì per lì come prendere autorità e pregare nel nome di Gesù e vedere le guarigioni. Gloria a Dio, ci sono stati tanti miracoli, guarigioni, cuori toccati, e c'è stata un'evangelizzazione veramente potente. Questa volta invece a Roma svolgeremo l'evangelizzazione basato su un principio della parola di Dio, sul Vangelo. Mentre la volta scorsa era basato su Luca 10:9, quando dice guariti i malati ed annunciate che il regno di Dio si è fatto vicino a loro, cioè in altre parole una persona oltre che guarita annunciare Cristo, quindi evangelizzare. Il 21 luglio a Roma, sabato mattina, quando ci incontreremo alla stazione Termini, ci prenderemo un po' di tempo insieme e spiegheremo, diciamo, alcune cose fondamentali in base a quello che sta scritto in Luca, al capitolo 4, dal versetto 18, dove dice: Lo Spirito del Signore è sopra di me perché mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato per guarire quelli che hanno il cuore rotto e proclamare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi. Al verso 19 è per predicare l'anno accettevole del Signore. In questi versi in realtà ci sta dicendo che cos'è veramente il vero Vangelo. In altre parole, qui il Signore ci sta parlando. Al verso 18 dice: Lo Spirito del Signore è sopra di me e mi ha unto. Quindi è chiaro che noi andiamo con l'unzione dello Spirito Santo. Quindi sto parlando a quelle persone che hanno ricevuto Cristo, che sono nati di nuovo, e tutti coloro che hanno ricevuto Gesù Cristo hanno ricevuto l'unzione del Santo, e quindi noi abbiamo l'unzione, e quindi quando andiamo, mettendo in pratica questi, diciamo, tre versetti di Luca 4, 18, 19 e 20, noi andiamo per essere attrezzati attraverso l'unzione che lo Spirito Santo ci dà, mettendo in pratica appunto quello che dice, mi ha unto, quindi noi già abbiamo l'unzione del Santo da Dio, per evangelizzare i poveri. Okay, per guarire chiaramente sia da un punto di vista fisico, quindi per quanto riguarda le guarigioni, da un punto di vista diciamo fisico, e quindi con segni e prodigi, ma non solo, ma anche per quelli che hanno il cuore rotto, quindi parliamo diciamo dell'essere umano nella sua interezza. Noi sappiamo che l'essere umano è costituito da spirito, anima e corpo, quindi non solo andiamo per le guarigioni del corpo, ma questa volta andiamo in un modo un pochino più approfondito per quanto riguarda anche l'anima, quindi per quanto riguarda diciamo le persone che diciamo vivono con dei problemi interiori, con mancanze di perdono, che hanno diciamo sono state ferite, e quindi per quanto riguarda anche diciamo la cura dell'anima, quindi come pregare, vediamo un attimino, poi vi verrà spiegato come diciamo imporre la mano sul cuore e pregare per quelle persone che hanno bisogno diciamo di sollievo. Per quanto riguarda, diciamo, da un punto di vista appunto nell'interezza diciamo, delle emozioni, dei sentimenti, nel loro modo di pensare, insomma, andare a toccare, diciamo, la sfera sentimentale, diciamo, della persona, e poi anche per quanto riguarda, diciamo, l'oppressione. Quindi qui stiamo parlando da un punto di vista spirituale. Ecco, quindi quando noi incontriamo una persona, noi sappiamo che una persona è costituita di spirito, anima e corpo. Una persona non è costituita soltanto appunto di spirito, ok? E nemmeno soltanto di, diciamo, di corpo, dove il corpo interagisce attraverso i cinque sensi, con il mondo esterno, attraverso il mondo interno. Ma abbiamo anche, come dire, l'ago della bilancia, che è appunto l'anima, il centro dell'uomo, diciamo, no? Alcune volte la Bibbia lo riferisce come il cuore dell'uomo, quindi è l'anima, quindi la sua personalità. È chiaro che per toccare una persona nello spirito, noi dobbiamo toccare la sua anima. Poi sarà lo Spirito Santo che farà breccia al suo spirito. E
E quindi è importante capire questo, che non sono importanti soltanto le guarigioni fisiche, e gloria a Dio, noi partiamo sempre con quel concetto, fermiamo le persone, gli chiediamo se hanno dei dolori, se ci dicono sì, gli chiediamo se possiamo pregare per loro. Dopo vengono guarite, noi gli annunciamo il Vangelo, però dopo gli chiediamo anche se hanno dei problemi, diciamo se possiamo pregare, magari che ne so, hanno problemi in famiglia, hanno problemi interiori personali, hanno problemi al lavoro, eccetera. Insomma, cerchiamo di toccare tutta la sfera dell'essere umano. E poi capiamo chiaramente, dopo essere guidati dallo Spirito Santo, se ci sono appunto, diciamo, dei problemi correlati alla, diciamo, all'oppressione, questo che riguarda appunto l'aspetto spirituale. E quindi, indipendentemente, poi una persona ci dice sì, non ho dolori o ho dolori, se non hanno dolori, noi comunque chiediamo anche se possiamo fare una preghiera per loro, se c'hanno qualche problema, se vogliono appunto che si vogliono aprire, ci vogliono raccontare qual è appunto la loro problematica per poter pregare per loro. Altrimenti, diciamo se ci possono fare una preghiera per il cuore. Quindi poniamo la mano sul cuore e dopo preghiamo anche per la guarigione interiore del cuore. Ed è questo il Vangelo, diciamo, completo. Il Vangelo completo, lo ripeto, come dice in Luca 4, 18, 20, dice: lo Spirito del Signore è sopra di me perché mi ha unto per evangelizzare i poveri, quelle persone che, diciamo, hanno problemi anche nella società, quelle persone anche emarginati, ok? Anche che stanno nella società e non sono emarginati, ma anche loro hanno problemi, diciamo, spiritualmente sono poveri perché sono oppressi, per dire. Quindi, ecco, mi ha mandato per quelli che hanno il cuore rotto, quindi queste persone, insomma, che interiormente sono distrutte, sono devastate, e proclamare la liberazione ai prigionieri, quindi persone che sono appunto succube delle oppressioni in ambito spirituale. È il recupero della vista ai ciechi per rimettere in libertà gli oppressi, e verso 19 per predicare l'anno accettevole del Signore, quindi l'anno della grazia del Signore. Quindi portare, in altre parole, il regno di Dio qui in terra attraverso segni e prodigi, toccando anche il cuore della persona. Quindi, come abbiamo detto, l'essere umano è costituito da spirito, anima e corpo. Oggi in realtà fuori si pensa il contrario, che l'uomo è fatto soltanto di corpo o al limite, diciamo, di mente, e quindi, diciamo, la mente è una componente dell'anima, è solo anima. Invece no, perché poi effettivamente loro, la maggior parte, pensano così, o addirittura confondono lo spirito con l'anima, l'anima con lo spirito, perché da un punto di vista spirituale sono morti, diciamo, a Dio, perché effettivamente c'è una separazione tra l'uomo che vive senza Dio oggi è appunto è quella persona che invece ha un rapporto con Dio. E quindi quando c'è questa separazione, effettivamente non sentono, diciamo, quella comunione con Dio, non sentono il sentire di Dio, il desiderio di Dio, di comunicare con Dio, di dare a Dio, di ricevere a Dio, di lodarlo, di ringraziarlo, di fargli una domanda e di distribuire dallo Spirito e di ricevere, ok? E quindi effettivamente da un punto di vista spirituale si sentono appunto tagliati fuori. Ecco perché poi pensano soltanto al materialismo nella vita che vedono con i loro occhi, e si basano appunto da un punto di vista, diciamo, nella loro vita soltanto sulle cose visibili che si vedono. Ma la Bibbia ci dice che le cose visibili, questo mondo, sono cose per un periodo e poi passano. Il mondo invisibile è quello vero, che non passa mai. E quindi, ecco, noi quando dice per il recupero della vista ai ciechi, quindi di portare appunto il regno invisibile, che è quello che non perisce mai, che è il regno eterno vero, quindi portare Cristo alla gente. E quindi è chiaro che per poter portare appunto il regno di Dio qui sulla terra, il Signore ci ha equipaggiati, prima di tutto attraverso l'unzione che ho spiegato all'inizio di questo video, che abbiamo tutti quanti, e quindi bisogna toglierla fuori, e quindi già siamo attrezzati per fare questo. E poi appunto per proclamare l'anno accettevole della grazia del Signore attraverso segni e prodigi per quanto riguarda la guarigione fisica, e anche per quanto riguarda la guarigione del cuore, e anche dell'oppressione per quanto riguarda appunto lo spirito, in modo tale che poi lo Spirito Santo ci guidi, che toccando la sua anima, l'anima a sua volta poi possa, diciamo, inclinarsi allo spirito, e le parole che sono spirito e vita, in un certo senso lo Spirito Santo poi può convincere di giustizia e di giudizio, e, diciamo, di peccato a quelle persone, e poi chiaramente sarà lo Spirito Santo che lavorerà. Quindi il nostro intento è quello di portare Cristo alla gente, discepolando voi, quindi discepolato in azione attraverso la potenza del vero Vangelo, secondo Luca 4, 18, 20. Ok? Quindi chi vuole venire può venire liberamente, non si paga nulla, è assolutamente gratuito.
E quindi ci incontriamo alla stazione Termini di Roma alle ore 11. Sarete equipaggiati per portare il Vangelo alle persone a 360 gradi, per toccare la loro anima, il loro corpo, per riuscire a portare appunto a toccare il loro spirito, che quello chiaramente è un lavoro che farà lo Spirito Santo attraverso, diciamo, l'equipaggiamento che noi vi diamo attraverso la parola che abbiamo letto in Luca 4 dal 18 20. Troverete chiaramente dei link sulla sezione commenti e per chi vuole mi può contattare su Messenger per quanto riguarda appunto la partecipazione. Io vi auguro una buona giornata e Dio vi benedica nel nome di Gesù. Amen.